Buonasera, oggi avevo voglia di una cena sfiziosa e così ho pensato di non cucinare ma di preparare dei tramezzini. Io li faccio nel modo classico che troviamo nei bar, quindi per preparare dei tramezzini ci servirà il pane e quello da tramezzini, questo è veramente fondamentale perché se lo fate col pain carré non vengono uguali, un paio di uova sode, dei formaggini, delle sottilette, dei funghi trifolati, quelli già pronti sui barattoli vanno benissimo, 3 etti di prosciutto cotto, del tonno sott'olio sgocciolato, qualche foglia di insalata, qualche pomodoro rosso sempre da insalata, maionese, sale e poi magari andando avanti con la fantasia ci viene in mente di aggiungere qualcosa. Benissimo, prendiamo la prima fetta di pain carré e la tagliamo a metà in modo da poter fare il primo tramezzino. Sulla base metto, per questo qui che voglio fare, un formaggino. Io il formaggino ogni tanto lo uso, a me piace tanto, quindi anche se è una cosa un po' insolita, io lo metto. Ecco qua, lo spalmiamo. Questo primo tramezzino lo faremo molto semplice. Allora, del formaggino sulla base. Una bella fetta di insalata. Magari, ecco, io l'ho lavata, se è troppo bagnata la tamponiamo un po'. Ecco qui. Del pomodoro, che lo tagliamo a fettine sottili. Saliamo leggermente, proprio leggermente, perché poi ci andrà il prosciutto, del prosciutto cotto appunto, una bella fetta. A questo punto mettiamo un po' di maionese sul pane che andrà a coprire il nostro tramezzino. Primo tramezzino è pronto. Ora, un segreto per quando si fa i tramezzini è avvolgerli con la pellicola e lasciarli riposare in frigorifero per un po', perché praticamente il pane si ammorbidirà con la maionese e con gli altri ingredienti e tra l'altro si insaporisce meglio. Lo chiudiamo e lo mettiamo in frigo, poi lo taglieremo e questo è uno. Il secondo tramezzino lo facciamo al tonno, quindi tagliamo di nuovo la nostra fetta a metà, di nuovo maionese su tutti e due, ecco qua. Con la maionese magari non esageriamo, ma non è che alla fine succede niente. Prendiamo sempre una fetta di insalata, la mettiamo solo da una parte perché quello è il coperchio. Prendiamo il tonno, cerchiamo di schiacciare bene. Qualche fettina di pomodoro, una puntina piena di sale e lo copriamo. Lo incartiamo con la pellicola e anche il secondo è pronto. Il terzo tramezzino lo facciamo con l'uovo sodo, mettiamo sempre la maionese, ecco
tagliamo a metà, mettiamo la fetta di insalata, se esce un po' non succede niente, anzi è anche meglio. Tagliamo il nostro uovo sodo, questo è il mio preferito, eccolo qua, qualche fettina di pomodoro, ma prima saliamo leggermente l'uovo, mettiamo la sottiletta, il pomodoro e di nuovo una puntina di sale, lo copriamo e anche questo è pronto. Benissimo, adesso prepariamo il tramezzino, quello con prosciutto cotto e funghi tripolati, di nuovo un po' di maionese. Verso gli ultimi io mi sento un po' in colpa, ne metto sempre meno, ma in fondo penso che la maionese sia anche un po' una leggenda metropolitana. Eccolo qua, prendiamo il nostro prosciutto cotto, questo lo facciamo semplicissimo ma bello ricco, due fette, e i funghi. E lo copriamo così, semplice semplice. E anche questo è fatto. E ora prepariamo l'ultimo, di nuovo maionese. Lo tagliamo a metà. Una fetta piccola, eccola qua, di insalata. Una fetta di cotto, un uovo sodo, qualche pezzetto di pomodoro e a questo punto saliamo un po' e copriamo. Ed ecco qua, penso che siano sufficienti. Ed ecco qua il risultato finale dei tramezzini di questa sera. Hanno riposato in frigo per una mezz'ora, poi li ho tirati fuori, li ho tagliati a metà dandogli la tradizionale forma appunto del tramezzino. È una ricetta certo molto semplice, molto fresca, è divertente, ci permette di utilizzare un sacco di ingredienti che abbiamo nel frigorifero. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci!